Io vorrei approfittare di questo canale digitale per parlarvi e presentarvi brevemente un libro che anch'esso è disponibile per il momento soltanto in forma digitale, poiché per la emergenza sanitaria che stiamo vivendo non è stato possibile ancora pubblicarlo in cartaceo. E quindi, cosa che però avverrà nei prossimi mesi. Questo libro è edito dalla casa editrice dell'Università di Bolzano, dalla BU Press, Bolzano University Press, ed è disponibile e scaricabile gratuitamente in PDF dal sito dell'università e della casa editrice. Il titolo è Die schwierige Versöhnung, Italien, Österreich und Südtirol im 20. Jahrhundert. È un testo ovviamente scritto in lingua tedesca, viene preparata in questi mesi la traduzione anche in lingua italiana. È un libro curato da chi vi parla insieme ad altri colleghi, e cioè insieme ad Andreas Gozman, Luciano Munzali e Carlo Ruzicic Kessler. Questo libro si occupa sostanzialmente delle relazioni tra Italia ed Austria nel XX secolo, con una particolare attenzione alla questione altoatesina. È il frutto di due convegni che si sono tenuti a Roma e a Bari, e di una collaborazione istituzionale tra l'Università di Bolzano, l'Istituto Storico Austriaco di Roma, l'Università di Bari, proprio incentrata su questo tema. E si suddivide in due sezioni, una tutta dedicata alle relazioni bilaterali tra i due stati, e l'altra invece incentrata sulla questione altoatesina. Ecco, qual è il senso di una pubblicazione di questo tipo? Beh, intanto il senso è stato stringere in maniera più forte i rapporti che già esistono tra studiosi dell'area di lingua italiana e dell'area di lingua tedesca e sulla storia di questi due paesi e sulla storia in particolare delle relazioni tra questi due paesi. E siamo partiti anche dalla constatazione che non esista poi un numero così ampio di studi, di ricerche e di ricercatori e ricercatrici che si occupano di questi temi. Piuttosto stranamente, anche se vogliamo, le relazioni tra i due paesi, pur due paesi confinanti, due paesi amici, non sono state oggetto di numerosi studi, molto più ricca. Ad esempio, è la ricostruzione storiografica delle relazioni tra Italia e Germania. Ecco, tra Italia ed Austria c'è ancora molto da fare e possiamo dire che anche dal punto di vista del discorso pubblico, della comunicazione giornalistica, ad esempio, i due paesi, i temi che riguardano l'altro paese nella stampa di entrambi i paesi non sono poi così frequenti. Gli approfondimenti, la conoscenza, diciamo così, non soltanto sotto il profilo storico, non è poi così profonda. Ci sono soltanto delle fiammate, no? In cui si parla dell'altro, del vicino, che in larga parte sono fiammate determinate da dei momenti di difficoltà, di crisi. Si pensi ad esempio alla recente crisi migratoria di alcuni anni fa, che ha condotto alla chiusura, quasi alla militarizzazione del confine del Brennero. Ecco, in quel versante, in quel momento lì, ci sono stati i giornali italiani che, come non avevano fatto da molto tempo, si sono occupati di Austria, si sono occupati di Brennero, del confine tra questi due paesi. O si pensi ancora alla difficoltà diplomatica che si è determinata soltanto 2 anni fa intorno al tema del doppio passaporto per i sudtirolesi. Ecco, anche lì c'è stata una tensione diplomatica che si è riflessa anche sulle pagine dei giornali. E però una conoscenza, diciamo così, più distesa sugli altri paesi, sul paese confinante e in particolare una conoscenza sulle vicende storiche del paese confinante, ecco, è qualcosa su cui è bene ancora lavorare. E dunque questi convegni e questa pubblicazione sono sorti proprio sulla base di questa esigenza. Dunque un'esigenza di studio, di approfondimento. E un'esigenza che, diciamo così, ha voluto mettere sì al centro la questione sudtirolese, ma non esclusivamente la questione sudtirolese.
E infatti il rischio è un po' di schiacciare queste relazioni bilaterali tutte intorno alla questione del Sud Tirolo. In realtà i due paesi hanno una storia di confronti, di relazioni, di rapporti importanti che vanno al di là della questione sudtirolese. E quindi il tentativo è stato quello di approfondire le varie fasi di questo secolo. E di questi rapporti nel corso dell'ultimo secolo, a partire dalla nascita della Repubblica Austriaca subito dopo la Prima Guerra Mondiale, per poi passare agli anni 20, gli anni 30, il periodo fascista in Italia e i rapporti del fascismo italiano con l'austrofascismo austriaco, e poi il problema dell'Anschluss, quindi la relazione che diventa una relazione più propriamente ed esclusivamente con la Germania, una volta che l'Austria cessa di esistere come Stato indipendente, e poi la fine della Seconda Guerra Mondiale. Anche lì le prime tensioni sulla questione sudtirolese, ma non soltanto quella, la ripresa nel 1955 da parte dell'Austria di una sua piena sovranità e quindi una politica estera molto più attiva, fino ad arrivare poi alle trattative, ai confronti non soltanto sull'Alto Adige, ma anche ad esempio sull'ingresso dell'Austria nell'Unione Europea e ad arrivare poi alle relazioni più recenti, anche di carattere regionale, si pensi alla vicenda dell'Euregio Tirol e al significato che questo ha e ha avuto anche nelle relazioni più ampie bilaterali italiane e austriache. Dunque, il libro cerca un pochino così di, da una parte, di approfondire certo la questione sudtirolese e notare come questa sia sempre stata effettivamente al centro dei rapporti bilaterali, ma cercando di inserirli, questi rapporti appunto sulla questione sudtirolese, all'interno di una relazione più ampia, all'interno di una relazione tra due paesi confinanti che hanno anche altri interessi. Non vi è soltanto l'Alto Adige che costringe, i due paesi a dialogare e in qualche misura anche rende più difficile questo dialogo, ma vi è tutta una serie di altri temi, la collaborazione economica in primo luogo, i trasporti, i collegamenti, che sicuramente vanno considerati come centrali nel determinare i rapporti tra i due paesi. Faccio un esempio molto breve, molto semplice. Quando appunto prima si accennava alla nascita della Repubblica Austriaca dopo la Prima Guerra Mondiale, quindi dopo il dissolvimento dell'Impero Austro-Ungarico, ecco che i due paesi, l'Italia vittoriosa e l'Austria sconfitta, piccolo stato austriaco, molto, molto in grossa difficoltà anche dal punto di vista economico e anche dal punto di vista proprio dell'alimentazione, della capacità di alimentare i propri, abitanti. Ecco, i due paesi hanno un grosso interesse alla collaborazione. L'Italia ha quest'idea che poi si dimostrerà essere piuttosto velleitaria di diventare una potenza dominante in ambito adriatico e anche in ambito danubiano-balcanico, e ha l'obiettivo di, diciamo così, utilizzare l'Austria quasi come trampolino di lancio per una sua presenza forte appunto su questo scacchiere danubiano, su cui intenderebbe avere un ruolo principale. E quindi cerca con Vienna una relazione privilegiata. E si fa forte anche della difficoltà economica che sta attraversando l'Austria, ad esempio attraverso la concessione di aiuti alimentari, di cui l'Austria ha grande, disperato bisogno in quel frangente. Ecco che dunque i due paesi iniziano molto presto, dopo la guerra, a parlarsi. Vi sono delle relazioni istituzionali, diplomatiche molto strette, vi è una visita già nel 1920 del presidente austriaco Renner a Roma ed è la prima visita di Stato tra un paese sconfitto e un paese vincitore dopo la Prima Guerra Mondiale. Quindi c'è un forte
desiderio, diciamo così, di riallacciare sotto il segno della collaborazione i rapporti bilaterali. Ecco, cosa succede in quell'incontro romano? In quell'incontro romano è significativo che Renner dica subito: parliamo di questa relazione, relazione economica, relazione politica, per rendere, diciamo così, più disteso questo colloquio, più fruttuoso, mettiamo subito da parte la questione altoatesina, la questione del Sud Tirolo, quindi la questione del quadro politico-amministrativo, di una possibile autonomia, di un possibile impegno italiano nel rispetto della minoranza di lingua tedesca. Ecco, l'Austria sostiene, dice subito: parliamo di questa relazione, siamo interessati a questa relazione. Perché sia, come dire, fruttuoso questo scambio, forse è meglio non parlare dell'Alto Adige. Ecco, questo che cosa significa? Significa intanto che l'Austria in quel frangente, dal punto di vista diplomatico, è effettivamente molto debole e quindi è anche costretta a non impegnarsi, non ha la forza di impegnarsi in un'opera di difesa degli interessi dei sudtirolesi. Però ci dice anche qualcos'altro. Ci dice che gli interessi tra i due paesi sono, se vogliamo, più importanti della questione sudtirolese. Ecco, questo è un frangente significativo, è un episodio significativo, che però ci deve far riflettere sul rischio, cioè, di leggere le relazioni tra questi due paesi sempre e comunque sotto la lente della questione sudtirolese, che è una lente importante, è una lente sempre presente e sempre da tenere presente, però è un aspetto soltanto. Ecco, a mio avviso e avviso anche di questo gruppo di ricercatori, sono circa una ventina i saggi che potete leggere su questo libro, su questa pubblicazione. E ecco, a nostro avviso è importante riuscire ad allargare un po' lo sguardo, e questo consente sia di dare un impulso ovviamente alla storia delle relazioni tra i due paesi, ma sia anche di interpretare in maniera più corretta, più piena, più completa la stessa questione sul tirolese. Ecco, io dunque invito tutte le interessate, tutti gli interessati a visitare la pagina della Bolzano University Press, a sfogliare questo libro che si può anche scaricare integralmente in PDF, e speriamo, diciamo così, di aver dato un piccolo contributo per un rilancio effettivo che potrà esserci nei prossimi anni delle ricerche storiche sulle relazioni tra Italia ed Austria, e nella consapevolezza che Bolzano, forse l'Università di Bolzano, può essere una collocazione ideale, diciamo così, di cerniera tra i due paesi, anche dal punto di vista storiografico. Grazie.